si è trasformato in una grande speranza. Se io 3 giorni prima, questo lo voglio dire, della sentenza, in un'occasione pubblica, avevo detto che rifarei tutto, non avevo atteggiamenti che avevo bisogno di avere sconti o di cercare delle soluzioni per la vita in nome del popolo. Ecco, voi siete il popolo. Questo per me, qualsiasi giudizio di qualsiasi persona, è come di un giudice. No, non è strano che c'è questa differenza così forte tra primo grado, appello, cioè tutto quello che dico per una formalità o per dire le parole così che appartengono alla retorica. Mi sento anche come quasi di chiedere, dove c'è stato questo via vai da Riace, questa attesa. Mi sentivo sempre come se ho disturbato tante persone. E per me questa storia dell'accoglienza era nata per una, come devo dire, una combinazione. Quando dico che insieme a voi, insieme a Padre Alex, insieme a Monsignor Brigantini, insieme a Giovanni Laviana, insieme a Padre Salvatore degli Scalabriniani, insieme a tantissimi sindaci, non posso fare nemmeno i nomi via visuale Ilario Amendolia, così diretto, così che un giorno con il treno siamo andati a Roma, c'era una richiesta che era arrivata al comune di Riace e credo a tutti i comuni della rete dello SPRAR, dei progetti di accoglienza, per dire è necessario accogliere i rifugiati palestinesi. Il prefetto Morcone, un prefetto di origine napoletana, ha detto che a quell'appello non ha aderito nessun comune. E mi ha sollecitato, sindaco, allora con un altro comune, con una pregiudiziale, e col treno siamo andati. E sono arrivati a Riace, e io sono stato orgoglioso, e credo anche il sindaco di Cavolonia, di accogliere i rifugiati palestinesi. Avevamo risposto 2 comuni che avevano l'orgoglio di dire: io sono qua perché rivendico il vero senso. Voglio la libertà per me e per il mio popolo. Bravo! E Assad non ha detto un giorno. No, non ha detto, e si è tolto la vita, Riace. Ad un albero, si è impiccato ad un albero di fico. Un messaggio di pace, che devono finire, perché ci sono vittime innocenti, bambini che stanno morendo, non ci sono medicine. Non ci sono aiuti umanitari, non ci permettono, è una repressione dell'umanità. Nessuno può giustificare la guerra e la morte a casa, che non c'è più, nemmeno lui. È stato quello che ha dato un contributo straordinario, ecco perché è stata subito qualcosa perché poteva sembrare una giustificazione, un pretesto di dire sono vittima di una persecuzione politica, e per non dire quelli che sono i veri, però dentro di me, nati poi, dicevano i matrimoni al plurale, con una parola si cambia completamente il senso. In realtà è un matrimonio che puoi regolare addirittura, ma il PM mi ha detto, quando poi al tribunale del riesame, 14 giorni dopo, dava la possibilità di promuovere assemblee pubbliche, favorire l'associazionismo, la cooperazione sociale. E io ho cercato, ogni anno, quando c'era da gestire il sistema dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, praticamente unica ditta partecipante, semplicemente con quell'assemblea io volevo capire come fare affidamenti alle cooperative locali e interrompere quel circuito spesso, come devo dire, dove tutto è prestabilito e dove al vertice della catena ci sono organizzazioni che nulla hanno a che vedere con la legalità, se dobbiamo dire le cose come stanno. Bravo!
mi hanno detto che ho fatto la turbativa d'asta, questa è la mia turbativa d'asta. Guardiamoli allora tutti i reati uno per uno, guardiamoli uno per uno, sono disponibile. Non voglio togliere molto tempo per le persone che poi devono parlare, però questa è un'occasione veramente straordinaria per me, che così dal vivo a cuore aperto vi dico quello che sono le cose che hanno determinato tutta questa storia giudiziaria. Tantissime ombre rimangono, ma nemmeno non provo nessun rancore e nessuna sete di vendetta, di nessuna cosa. E ve lo dico chiaro che anche tutta questa notorietà, vi ringrazio per l'affetto, però mi mette un forte disagio, mi fa apparire antipatico di fronte alle persone, come se io sono alla ricerca di un leaderismo, ma per nulla, vi giuro, lo vivo anche con una certa difficoltà, però è giusto, penso che la gente deve sapere, voi dovete sapere, questo è il senso della giustizia, non è una cosa nostra la giustizia, è qualcosa che appartiene, tutti devono sapere, perché aiuta la democrazia, aiuta poi a costruire società più democratiche, più libere. Quindi io ho subito le misure cautelari, turbativa d'asta, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per un matrimonio, e poi c'è stato un tentativo che secondo me è passato inosservato, e ho avuto anche, come devo dire, un confronto con gli avvocati che ringrazierò per tutta la vita, perché non sono stati i miei avvocati, a un certo punto hanno condiviso l'ideale della giustizia, questo io ho capito, sono sicuro che l'hanno vissuto assieme a me. Quel giorno c'è stata una liberazione di una sofferenza, di un senso collettivo, non c'era un atteggiamento così che abbiamo vissuto come privati, ma proprio perché abbiamo capito che su questa questione c'era uno scontro proprio frontale tra un ideale di umanità, un ideale di fraternità, un ideale di uguaglianza, un ideale contro le mafie, contro i poteri forti, contro i poteri criminali, e invece un altro che non si può definire ideale, ma il senso della disumanità, della discriminazione, della prevaricazione, il senso del pensiero, del neoliberismo. Quando si parla nelle scuole e si parla di legalità, questa parola viene abusata. Io ho ascoltato in occasioni pubbliche qualche magistrato che mi ha aiutato a chiarire il senso di giustizia e di legalità. Il neoliberismo è illegale, è inutile che si difendano le imprese private. Il neoliberismo, la ricerca del profitto, la ricerca dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che cosa vanno a fare ad insegnare nelle scuole? Proprio il neoliberismo è illegale. Mi ero promesso di dire tante cose, però sono tante persone e anche l'emozione fa la sua parte. Comunque, vi stavo dicendo che c'è stato qualcosa, che questo confronto con gli avvocati, che è passato così nel silenzio, perché avevano tentato nel corso del processo, quando già avevo subito le misure cautelari e quando relativamente alle misure cautelari la Cassazione si era espressa rinviando il giudizio, però entrando nel merito il sindaco ha agito per fini moralmente apprezzabili, queste parole si sono dimenticate, oppure ha agito per quanto riguarda la turbativa d'asta secondo quanto prevede la legge, perché era l'affidamento di 54.000 euro e di 56.000 euro, e quell'avviso pubblico per farle partecipare a quella assemblea pubblica, sapete a chi era rivolto? L'avevo fatto io, alle due categorie sociali più deboli, rifugiati e disoccupati del luogo, ecco con chi ho fatto la turbativa d'asta, avete capito? Questo per sottrarmi al dominio delle mafie, per parlare un linguaggio chiaro. Però sono stato condannato, non ho solo subito la sospensione come sindaco, ma anche
anche la misura cautelare. E quel giorno il giudice, il PM, ha detto che tanto al sindaco lo mandiamo fuori dalla Calabria perché è pericoloso, perché organizza subito le cooperative. Io vorrei chiedere, che ci sono pure i magistrati, se organizzare cooperative, promuovere la cooperazione sociale è un fatto penale questo, rientra nelle questioni penali. Perché dobbiamo dire le cose come stanno. Non è che essere giudice ti dà la possibilità di poter infierire e di manipolare tutto a piacimento. E poi, quindi queste erano le misure cautelari. E vi stavo dicendo, nel corso invece del processo che è iniziato l'11 giugno del 2019, il comitato 11 giugno è stato instancabile. Voglio ringraziare di cuore a tutto il comitato che sicuramente è servito, tutto è servito, come anche quello che accade nel mondo, quello che accade, tutte queste manifestazioni per la solidarietà al popolo palestinese, per invocare la pace, servono. Non è mai, come devo dire, qualcosa. Io mi ricordo che la prima manifestazione che c'è stata a Riace, ve lo voglio, oggi mi sono ricordato che ho visto la persona di fronte a me a favore del popolo curdo, e mi venivano i brividi perché questa persona. Eravamo praticamente 4-5 persone, non c'era nessuno, però Alfonso, instancabile con questi striscioni, però mi ha contaminato. Ho detto: guarda, è sempre possibile rovesciare le cose, è sempre possibile poter cambiare il mondo. Non ci deve essere mai lo sconforto, anche poche persone possono fare questo. E con lui c'era una persona che non potrò mai dimenticare, anche lui non c'è più. Si chiamava Dino Frisullo e passava sempre da Riace quando era diretto nei suoi viaggi della militanza politica. Per me Dino Frisullo, come un missionario laico, si è legato alla questione del popolo curdo praticamente per tutta la vita. E quel giorno così è nata il senso così della protesta, di ribellarsi alle ingiustizie del mondo, non solo a livello locale. Così come questo luogo è stato inaugurato proprio al senso di ribellarsi alle ingiustizie, anche se sono molto lontane da noi, questo villaggio globale di un piccolo paese di 400 abitanti che si connette con il mondo. Sapete che li ha inaugurato questa dimensione? Pace Alex Zanotelli, con un digiuno di giustizia. E poi da questo villaggio globale è passato il mondo di persone in accoglienza, questo momento di riflessione, di gioia, di solidarietà, di riflessione al popolo palestinese, ad Hassan, a Bayram. E anche vi voglio aggiungere come un'altra persona che si collega con quello che stavo dicendo prima, un'altra persona che dell'altra non sono stato neutrale, sono legato ad una visione politica. Appartenevo prima a quella che si chiamava la sinistra antagonista, la sinistra extraparlamentare. Anche da sindaco ho continuato a condividere anche democrazia proletaria, due parole che sono due parole straordinarie: democrazia proletaria. Tanto per rimanere, non ne voglio sconti, non ne voglio sconti. E vi stavo dicendo, inimmaginabili, come nel caso di Becky, ha perso la vita per questo. Sono convinto che da lì nasce, perché lei era già doppiamente diniegata. Allora doveva andare via. Dove vai, Becky? Vado a San Ferdinando, nel mondo dell'invisibile, delle baraccopoli, dove non c'è luce, dove non c'è acqua, dove praticamente vivono come nei bassifondi del mondo. Becky Moses ha perso la vita, ma io quella carta d'identità gliel'ho fatta, ed è stata ritrovata, e sono orgoglioso di averla riconosciuta come essere umano. Però il Tribunale di Napoli mi avevano contestato, mentre che
Andrea può intervenire per dire le cose che sto dicendo se corrispondono. Anche ho visto c'è Lorenzo Trucco qua Lorenzo è il presidente dell'ASI, e poverino è un avvocato che è da Torino e non è mai mancato alle udienze, è venuto da Torino, un ideale. Vi stavo dicendo. Grazie, grazie di cuore. Dio ti benedica. Grazie. Allora, grazie per noi. Dio ti benedica sempre. Grazie, Ivan. Hanno tentato di fare un processo parallelo mentre era in corso il processo. Falso in atto pubblico con una pena anche di 2 anni e 4 mesi, perché praticamente non avevano il permesso di soggiorno. Il diritto alla salute, penso che è un diritto fondamentale per i diritti umani. Non lo so se i giudici hanno figli, se si mettono la mano sulla coscienza. In ogni caso, non mi hanno mai contestato il Tribunale di Locri, la Procura. Hanno detto lasciamo perdere, Mazzone in testa ha detto così, lasciamo perdere, perché tanto chiediamo che questi reati vengano inseriti nel processo, perché avevo già altri 2, 4 reati sulle carte d'identità, ce l'avevo io, sui documenti. Ma i documenti, guardate, ve lo giuro, per me era un atto che mi spingeva di solidarietà vera, non solo formale, perché per i rifugiati, quando uno ha a che fare, avere i documenti, è come riconoscere la loro condizione di essere umano, che non una condizione così di serie B, oppure dove si rendono conto che fuggono da un inferno e arrivano in una realtà poi che non riconosce, che subentrano traumi. Guardate, è indescrivibile quello che può accadere quando tu hai a che fare con le persone in carne ed ossa. Semplicemente io gliel'ho fatto quelle carte d'identità. Vabbè, gli avvocati alla fine hanno prevalso, non hanno voluto di fare. Lasciate che facciamo questo processo, vediamo dove vogliono arrivare. Volevo avere quella condanna, però non hanno mai contestato la carta d'identità di Becky Moses, perché Becky è morta a San Ferdinando. Se Domenico Lucano era responsabile legale del comune di Riace nella qualità di sindaco, c'era qualcuno che era responsabile legale della baraccopoli di San Ferdinando con un nome e un cognome, e per proteggere, guardate, il sistema della giustizia come un po' perverso, per proteggere le persone alcolocate che non hanno rispetto alcune volte dei diritti umani. Altro che eccellenza! Eccellenza è il popolo. La devono finire di avere questa rappresentazione del potere, che un prefetto può fare quello che vuole, perché agiscono in nome di valori, di non valori politici, di antivalori politici. La destra ha nella sua struttura proprio molecolare il senso della disumanità. Questo dobbiamo ammettere. A me, guardate, dico questo e chiudo. C'è stato un ex magistrato che quest'estate è venuto, e come se io l'ho vissuta questa permanenza a Riace, come una persona che dava il senso che indica la luce, come il senso umano della giustizia. Si chiama Luigi Ferraioli, mi ha aiutato molto a comprendere quello che mi stava avvenendo. Non ha fatto nulla di particolare.
io ho detto, te lo dico io qual è il mandante di tutta questa storia. È proprio l'ideale politico che c'è dietro la storia di Riace, che è stato... non hanno voluto a me, io sono stato il tramite, ma hanno voluto a tutti voi, a tutti noi che abbiamo ancora questa speranza di una diversa umanità. Questo è il messaggio più forte che io ho capito da Luigi Nerraioli. Mi ha aiutato tantissimo a decifrare quello che mi stava capitando. Il mandante è proprio perché tu hai dimostrato come l'ideale della sinistra, un ideale di umanità, ma anche di legato ai valori evangelici, se vogliamo, come Padre Alex, sapete come dice quando va in giro, io questa parola me la sono messa nella testa, come può un cristiano votare per Salvini? Non è compatibile, è così, possono vincere. Riace ha ribaltato questo paradigma che immigrazione, invasione e il problema di ordine pubblico perché io il sindaco che senso sì, come questa amministrazione è facile praticamente l'indifferenza più generale, così si perde il senso di essere comunità. Allora questo messaggio è arrivato nel mondo, il primo che ha intuito, non mi sono reso conto nemmeno di quello che facevo, perché quel regista tedesco ha detto ma questo è un messaggio. Anche Giuliano Pisapia ha detto in fase del dibattito alla Corte d'Appello, se ci fossero tante Riace, dove ogni piccolo paese, ogni comunità si fa carico, non solo contribuisce a dare un messaggio per costruire mondi migliori, non solo la realtà locale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Grazie al mondo lucano. Allora anticipiamo l'intervento di Marta Bonafei, che è portavoce della segreteria nazionale del Partito Democratico, inviata qui da Ellis Klein. Grazie. So che non è scontato e non era scontato quello che sta succedendo. Mi aspetto anche questo. Non è un problema, guardate. Non è un problema. Sono qui per dire che piace. Messaggio che è vero, è arrivato potente anche a Roma, è uscito dai confini della Calabria, della provincia di Reggio Calabria. Per favore fatela parlare, quello che è stato è stato. Scrive la Costituzione tutti i giorni, proprio sull'immigrazione stanno scrivendo pagine di un'enorme ferocia, pagine che raccontano di transumanza. Questa è la festa di Mimmo Lucano, non vi potete permettere di rovinarla. Fate silenzio e fate parlare le persone. È la festa per una grande giornata di festa. E il rispetto agli ospiti è dovuto. Prego Marta, dicevo che c'è bisogno di una nuova alleanza proprio oggi che ci governano in Italia queste destre che scrivono parole ad un viaggio, che siamo perfettamente consapevoli che quel terreno che ha provocato quel processo è un terreno che noi stessi abbiamo annaffiato e non è un terreno che non ci riguarda. La solidarietà con la sicurezza
Siamo stati noi a scambiare le persone per numeri, siamo stati noi e siamo molto felici di un voto che quest'anno ha invertito la rotta ad avallare e volere gli accordi con la Guardia Costiera Libica. Noi abbiamo votato contro Oriace e a partire dall'abbraccio che oggi abbiamo portato a Mimmo Lucano. Grazie. Grazie Marta. Che mangia o uccide qualcuno della sua specie. E a ogni reazionario con stivali, cani e fucili a canne mozze. E a ogni ufficiale con i cani addestrati a fiutare e uccidere. E a ogni uomo in borghese o agente sotto copertura con fontine a tracolla piene di morte. E a ogni guardia civile in ogni paese che protegge i civili con manette e carabine. E a ogni guardia e bombardieri al decollo. E ogni dipartimento di Stato, di qualsiasi superstato, che vende fucili a entrambe le parti. E ogni nazionalista, di non importa che nazione, di non importa che mondo nero, marrone o bianco, che uccide per la sua nazione. E ogni profeta o poeta con armi, e ogni sostenitore della illuminazione spirituale, con la forza. E ogni sostenitore del potere, di qualsiasi Stato tramite il potere. E ognuno, e a tutti quelli che uccidono, e uccidono, e uccidono, uccidono per la pace. Io alzo il mio dito medio nell'unico saluto appropriato. Grazie Daniela. Pace. Allora, padre Alex Zanotelli, è il tuo turno. Tu hai sempre creduto in questa battaglia, convinto che arrivasse questo giorno di festa. È arrivato, come lo hai accolto? Grande padre Alex. Prima di tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera. Penso che almeno quello che io chiederei prima di tutto in questo momento di grande gioia per noi, ma anche di grande sofferenza in questo mondo, in particolare ricordiamo la tragedia di Gaza. Lascerei un attimo, un minuto solo di silenzio. Guardate che davanti a questi orrori l'unica cosa ancora che ci rimane è il silenzio, perché davvero siamo arrivati all'assurdità. Un minuto di silenzio. Grazie. Siamo qui davvero tutti uniti per gioire per la vittoria di Domenico Lucano, di Mimmo Lucano. È un momento importante, nonostante che abbiamo le lacrime agli occhi, noi siamo qui oggi per far festa, ed è importante far festa, che finalmente anche in Calabria c'è un giudice che ha fatto giustizia, sì. Ed è fondamentale questo, ecco perché è importante davvero gioire in questo momento. Avete ascoltato quello che ha detto Domenico Lucano? Io l'ho ascoltato attentamente, penso che quello è una lezione importante per tutti noi. Quello, se avete capito bene, quello che lo muove, e lo sentite, è la passione per l'altro. Ma non è semplicemente passione per l'altro, è che Mimmo vibra davanti al dolore dell'altro e lo fa proprio. È
è soltanto così, guardate, che possiamo uscire fuori da questa, davvero, questo momento assurdo che stiamo vivendo, soltanto sentendo il dolore dell'altro, facendolo nostro, che riusciamo davvero a uscire da questa nostra pazzia collettiva. Io sono grato prima di tutto davvero di aver camminato soprattutto nei momenti difficili con Mimmo. Ricordo fin dall'inizio del suo calvario che appena abbiamo sentito alla radio, c'è qui la dottoressa Felicetta che è proprio lì sulla finestra, che lavora con me, è un medico e pediatra laica consacrata, e abbiamo detto mettiamoci subito in macchina, e siamo arrivati verso le 11 di sera proprio per stare vicino a Mimmo in quel momento veramente devastante, perché era sotto arresto, ha dovuto chiedere il permesso alla questura, non so, no, al dove, per autorizzarci ad entrare da lui, era proprio tagliato. Siamo entrati ed è stato un momento davvero importante per me, di solidarietà, perché anche lui ha bisogno di questa solidarietà umana, ed ecco perché siamo qui. Guardate che sta soffrendo molto, non ve lo dice, ma c'ha questi anni, davvero ha macinato, sapete quello che ha macinato dentro, per cui è fondamentale questo nostro senso di sentirlo, che anche lui adesso sta soffrendo, dobbiamo aiutarlo, gioiendo, e questa è la gioia di questo momento, perché finalmente è stata fatta verità. È fondamentale in questo sistema, dove la menzogna furoreggia, fare verità. È una delle cose fondamentali questo, ed è stata fatta per Domenico. Deve essere fatta per tutti davvero, verità, perché altrimenti viviamo di bugie, una bugia dietro l'altra che ci viene raccontata. Io cercherò di essere breve, ma in poche parole, guardate che viviamo in un mondo che ci raccontano tanto di quelle frottole che dobbiamo smascherare. Viviamo in un sistema economico-finanziario, più finanziario che economico, dove ormai la politica conta molto poco, perché chi decide sono le banche. Questo sistema economico-finanziario, permette al 10% della popolazione mondiale, siamo 8 miliardi e qualche d'uno in più, oggi facciamo i generosi, 1 miliardo di persone su 8 consuma il 90% dei beni prodotti su questo pianeta, lasciando agli altri che cosa? La fame, la miseria. E incominciamo a vederlo anche noi, perché è un sistema piramidale il nostro, dove qui in cima ha sempre di più, e anche in Italia vediamo scompare già la classe media e soffriamo sempre di più. Capite? Questo è il sistema che lui chiamava appunto il sistema neoliberista, che ti ricordi Casaldallega? È il serpente antico, diceva, è proprio il grande vescovo della grande tentazione dell'umanità. Questo sistema permette a pochi di avere tutto a spese di molti morti di fame. Io sono vissuto per 12 anni in una baraccopoli, vivendo anch'io in baracca come loro, e guardate, non avete l'idea di quello che avviene. Secondo aspetto, altrettanto assurdo, questo sistema economico-finanziario può stare in piedi per il 10% del mondo solo se si arma fino ai denti. Le armi servono a che cosa? A proteggere i privilegi e lo sfruttamento, a permettere che pochi possano andare avanti. Guardate, noi stiamo parlando della guerra in Ucraina, della guerra in Medio Oriente, ma chi parla per esempio della guerra in Congo? 60 anni di guerra, 60 anni, 12 milioni di morti, nessuno ne parla. Perché? Ma perché semplicemente lì ci sono i beni essenziali perché possa andare avanti questo tipo di civiltà, i telefonini che avete in tasca.
coltan viene dal Congo. Tra poco mi daranno le macchine elettriche, con le pile elettriche, cobalto che viene dal Congo. E allora capite perché si fanno le guerre? Capite perché abbiamo fatto guerra a Gheddafi, amico intimo di Berlusconi, aveva un trattato di amicizia, l'abbiamo ammazzato, era un dittatore, ma l'abbiamo ammazzato come un cane. Perché? Petrolio. Ma è chiaro che sono questi, capite questo? Le armi servono a questo, per favore. E terzo, tutto questo sistema economico finanziario militarizzato sta talmente pesando sull'ecosistema che ci sta saltando l'ecosistema. Guardate che è estremamente pericolosa la situazione. Gli scienziati, non, io sono missionario, non sono scienziato, gli scienziati ci dicono che entro il 2030, quindi 7 anni per favore, o riusciamo in buona parte a uscire da petrolio e carbone, o gli scienziati hanno paura che si inneschino nell'atmosfera dei fenomeni tali da cui non si potrà più tornare indietro. E capite quello che ci attende? È l'estate incandescente. Capite che è in pericolo la vita umana. E dall'altra parte, guardate in Medio Oriente, ma anche in Ucraina, guardate che se si va avanti così, soprattutto in Medio Oriente, rischiamo la terza guerra mondiale. Stavolta sarà atomica, ci attende l'inverno nucleare. Capite allora che quello che è importante oggi è incominciare a fare verità, perché se non facciamo un minimo di verità, guardate, e cominciare a dirci le cose come stanno, capite che sarà sempre peggio. Non solo ma per i poveri, ma anche per noi, perché su questo pianeta non potremmo sopravvivere. Abbiamo bisogno davvero di inventare. Mimmo è un appassionato politico e quello che lui stava tentando di inventare qui è un'altra maniera di vivere. E secondo me dobbiamo incominciare davvero a fare che cosa? A inventare nuove forme di davvero del vivere insieme, del trovarci insieme, ricchi gli uni degli altri delle nostre diversità. Io penso, guardate, che non c'è davvero futuro se non si parte. Ecco perché è importante fare verità su Riace, fare verità su Mimmo Lucano, perché fatta verità viene fuori che questo è il che cosa? È la via, ma è mai possibile? Io vengo dalle Dolomiti, l'ombelico del mondo. Buona parte dei piccoli paesini, il mio paesino è 150 anime con le galline, Val di Non. Non avete l'idea, buona parte delle case sono vuote. Ma che cosa? È l'unica maniera, se non facciamo più figli. La Confindustria ci dice che abbiamo bisogno di 250.000 dai all'anno se vogliamo tirare avanti con l'azienda Italia. Capite allora che è proprio qui il problema. Questo sistema economico finanziario non fa altro che produrre migranti. Siamo oltre 100 milioni di, per favore, profughi, c'è oltre 100 milioni di profughi. Ma capite un po' che noi potremmo davvero fare rivivere i nostri paesini dell'Appennino e inventando nuove forme. È assurdo che usiamo i nostri soldi con una violenza incredibile con chi viene da noi. Ma è mai possibile che abbiamo dato 9 miliardi di euro, per favore, a Erdogan per mantenere lì 3 o 4 milioni di Turchia? Tra i quali ci sono gli amici di Domenico, i curdi. Guardate, parliamo dei palestinesi, ma i curdi altrettanto uno dei popoli schiacciati davvero e continua ad essere schiacciati. Ma è fondamentale cominciare a capire questo. Ecco perché allora dobbiamo invece di fare una politica di esternalizzazione delle frontiere, invece di schiacciare come stiamo usando le persone che vengono da noi, come le stiamo usando. Adesso hanno perfino inventato i CPR e per fortuna che ci sono dei giudici ancora, ricordo Apostolico a Catania, che ha avuto il coraggio di dire no, non è possibile.
sono questi i giudici, sono questi i giudici di cui abbiamo bisogno oggi, davvero abbiamo bisogno di giudici del genere per difendere davvero gli ultimi, perché la giustizia è questa, fare giustizia. E quindi ecco, allora il mio appello è proprio questo, e io sono contento di essere davvero un amico di Mimmo, di aver camminato con lui. Qui abbiamo fatto un sacco di lavoro con i giovani, in estate veniamo e facciamo il campo di lavoro con i giovani dai 18 ai 30 anni, e abbiamo fatto varie iniziative, fra cui il Palazzo Pinarolo abbiamo sistemato in una settimana, e oggi è operativo e avanti anche altre cose, per cui è importante davvero sentire che abbiamo dato una mano a quest'uomo che sta facendo tanto, ma deve diventare adesso da simbolo su cui hanno portato il dito, e ricordo che Salvino ha definito 000, oggi dobbiamo dire che Mimmo è un più. Solo una cosa, la mia, lui lo sa molto bene che l'ho sempre trattenuto dalle tentazioni della scalata politica, e gli ho detto: Mimmo, tocca a te adesso, preparati a fare il sindaco di Riace. Grazie padre Alex. E quando da sindaco di Riace Mimmo Lucano venne restituito e destinato al confino, cosa mai vista nella storia giudiziaria di questa regione, l'allora sindaco di Napoli Luigi De Magistris lo invitò a Napoli, voleva ospitarlo e tenerlo lì. Luigi, grazie, buonasera, finalmente ci vediamo per una bella giornata. Allora, io ho sempre, Mimmo lo sa, non fu facile quando mi invitarono alla trasmissione nazionale, ovviamente con l'obiettivo di mettere in difficoltà Mimmo, e io ricordo che dissi, esprimendomi non da sindaco e da politico solo, ma da magistrato, che per me Mimmo è l'antitesi del reato. Per me questo rimane, e quindi oggi è una giornata di giustizia, non ancora però, c'è ancora da fare, perché io credo che Mimmo debba uscire completamente estraneo da ogni fatto, perché bisogna dare a Riace il senso della giustizia e della verità piena. Io ho due doveri per oggi. Uno, sono arrivato un po' in ritardo e ti porto i saluti della comunità di Napoli, perché oggi voglio, nel mio brevissimo discorso, accomunare tre fatti di violenza diversi. Non potevo stamattina non stare a Napoli perché un uomo di 40 anni, Roberto, poco distante da casa mia, qualche giorno fa è stato aggredito da un'operazione di squadrismo neofascista da quattro persone che l'hanno massacrato solo perché aveva un giubbino con scritto antifa, antifascista. Loro mi hanno detto, sapevano che io dovevo venire a Riace, di portare il saluto, e quindi oggi il primo punto è schierarci tutti contro la violenza fisica neofascista, e questo è il primo punto. Il secondo, Mimmo, ti porto i saluti perché ieri in un altro bellissimo corteo a Roma, dove hanno cercato anche lì ogni giornalista che mi intervistava, non gli importava niente del corteo di Gaza, della guerra, mi dovevano chiedere di Hamas. Allora io ti porto i saluti di Youssef, che tu conosci, il capo della comunità palestinese di Roma, perché tutti i palestinesi ieri presenti a Roma ti abbracciano. E quindi dire no alla violenza di Stato, perché a Gaza è in atto un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità, quindi violenza fisica e violenza di guerra. La terza è per Mimmo. Esiste una violenza che anche io conosco bene, è la violenza istituzionale, che, attenzione, forse fa meno male di Roberto, che oggi ha mostrato le foto di 20 giorni fa quando il volto non si vedeva, e sicuramente la violenza fisica fa molto male, ma quando subisci la violenza istituzionale, cioè quella violenza fatta di carta da bollo, di legalità formale, di proiettili istituzionali, non vi credete che fa meno male?
Perché Mimmo per tanto tempo ha vissuto l'idea di chi lo sa la gente che pensa di me, penserà che in qualche modo io qualcosa ho fatto. E la violenza istituzionale è pesante perché vive di dileggio, di campagne di stampa, di calunnie, di diffamazioni. La gente, quando uno viene colpito, viene ammazzato, mette le lenzuola, fa le fiaccolate, tutti quanti, ovviamente, anche per uno spirito di solidarietà, si schierano e non si fanno troppe domande. Oggi noi in Italia viviamo un momento molto pericoloso, perché c'è una criminalità istituzionale che non si vede molto forte, una criminalizzazione del dissenso molto forte, una verticalizzazione del potere che tenta e prova e riesce a schiacciare tutti i contrappesi. Allora diventa fondamentale non essere soli nel dissenso. Ecco perché il villaggio globale, e concludo, di stasera, come il corteo di ieri, decine di migliaia di giovani, un corteo bellissimo. Ecco, io credo che noi dobbiamo ritrovare la voglia, attraverso la storia di Mimmo e la storia di tante persone che nei momenti difficili si sono schierati, non quando c'è la festa, perché ci si schiera nei momenti del dramma e nei momenti della festa. Ecco, oggi è bello vedere il villaggio globale, vedere l'Italia per un uomo giusto, un uomo che noi abbiamo amato e capiamo, e io mi sono schierato per Mimmo innanzitutto per un fatto umano, ed ecco perché oggi pure non potevo mancare. Grazie Mimmo e grazie a tutti quelli che non l'hanno mai mollato. Grazie anche a te Luigi. C'è in mezzo a noi, ed io lo invito per un saluto, e lo salutiamo affettuosamente, Omar Suleiman della comunità palestinese campana. Prego, Omar. Eccolo, si è fatto strada. A te il microfono. Io vorrei leggervi un messaggio. Non sai quanto sono orgoglioso di essere palestinese. Mai visto un popolo così forte e coraggioso. Ecco perché nella vita non mi sono mai fermato a una difficoltà. Grazie per avermi fatto nascere palestinese. Questo è un messaggio di mio figlio che vive in Toscana. E questo messaggio me l'ha mandato qualche giorno fa. Il giorno dopo ho sentito mio fratello Filippo, così per fare una chiacchierata, mi ha detto di questa festa per Mimmo Lucano. Ho voluto stare qui per mio figlio e per Mimmo Lucano. Per stare a Mimmo Lucano e per parlarvi della Palestina. Per parlarvi in questo momento che siamo qui, di quello che succede a Gaza. A Gaza in questo momento continua un bombardamento criminale che dura da 23 giorni incessamente. Incessamente, giorno e notte, senza sosta. Gaza, quella che chiamano striscia di Gaza, ma è Gaza, la città di Gaza palestinese. Vivono 2.300.000 persone in 360 chilometri quadrati. Quindi neanche due quartieri di Napoli. Se io butto una pietra, ammazzo, riescono a far uscire fuori sia vive che come cadaveri. Di queste 10.000 morti, guardate bene, ci sono la metà, sono bambine e donne del gas. E questa gente innocente che sono quelli lì che Israele ha il diritto di difendersi contro i bambini e le bambine di Gaza e le donne che non sanno difendersi. Si vergogni l'Occidente e l'umanità, si vergogni a dare carta bianca a Israele per trucidare donne e bambine civili sotto le macerie. La striscia di Gaza, si bombardano ospedali, si uccidono tra 500 persone, tra medici, malati, infermieri, gente che si è rifugiata lì perché credeva che l'ospedale è un luogo sicuro. E che cosa hanno detto?
Hanno detto, beh, un missile di Hamas che è tornato indietro, come se i missili di Hamas fossero capaci di fare quello che ha fatto il missile israeliano sull'ospedale qualche giorno fa. Nella striscia di Gaza ci sono 500.000 donne, 500.000 donne incinte che non hanno il diritto all'assistenza per poter portare avanti la loro gravidanza. A Gaza sono 23 giorni che manca carburante, elettricità, cibo, medicinale, acqua e dall'altro ieri anche di comunicazione e internet. Ma dove stiamo vivendo? Siamo nel 2023? O siamo 2023 avanti dell'era della pietra? Siamo tutti a guardare è incapace di fare qualche cosa. Se c'è qualcuno di voi che sta qui ad ascoltarmi, per pietà, per cortesia, chiuda gli occhi. Abbiate il coraggio di denunciare ogni momento, ogni secondo, l'eccidio che si sta compiendo nella striscia di Gaza sotto i nostri occhi. Non abbiate paura di essere paragonati dei pro-Hamas. Denunciare è pro-giustizia. È pro-giustizia. Io oggi stavo riflettendo, venendo nel treno, sono passati esattamente 53 anni da quando Yasser Arafat alle Nazioni Unite andò con un ramoscello di olivo e tre volte disse: non fate cadere il ramoscello d'olivo, non fate cadere. L'hanno fatto cadere. Tutto quello che sta succedendo non è cominciato il 7 ottobre. È cominciato esattamente 75 anni fa e il mondo ogni volta mette in paraocchio come i cavalli per non vedere, per non sentire quello che subiscono i palestinesi. Oggi quei paesi che sono coalizzati con Israele per combattere donne e bambini nella striscia di Gaza 75 anni fa hanno creato una colonia occidentale in Palestina a discapito dei palestinesi, a discapito mio, di mio padre che c'ha ancora la casa sulla costa del Mediterraneo, per pulirsi le coscienze per le sporcizie che hanno fatto dell'olocausto ad Auschwitz e altrove. Non siamo stati noi a fare l'olocausto, non siamo stati noi, siamo stati loro, gli inglesi, gli americani, i francesi, gli italiani, sono stati loro, e che oggi continuano per creare un'altra diaspora dei palestinesi. Che cosa vuole Israele della striscia di Gaza? Israele sta cacciando i palestinesi dal nord della striscia di Gaza, perché di fronte al nord della striscia di Gaza ci sono i giacimenti del gas più grandi di tutto il Medio Oriente. Israele vuole occupare a Gaza per avere il diritto di fare di sfruttare i giacimenti di gas che sono lì e per creare un'altra Nakba. Hanno cercato di cacciare 1,2 milioni di palestinesi verso il Sinai in Egitto per creare altre città dell'esilio per i palestinesi, per creare un'altra Nakba per i palestinesi, per creare un'altra cacciata per i palestinesi. Ma noi, io credo che il popolo palestinese, non perché appartenga a quella gente, lo può dire Luigi che è andato lì, le ha conosciute, ha camminato a piedi in mezzo alle persone, è il popolo più felice, più gioioso, più amante della vita che possa esistere sulla faccia della terra. Sulla faccia della terra, andate a vedere le foto. Sotto le macerie, famiglie che cenano oppure cercano di farsi una cena sorridendo in mezzo alle macerie della loro casa. E questa gente che ama la vita e ha il diritto di vivere nella propria terra, nella propria terra. Che cosa si può dire? Che cosa altro si può dire? Io stamattina pensavo che era uno scherzo, che la Meloni, ho detto, beh, può darsi che la Meloni fosse svegliata e impazzita, perché ha detto stiamo aspettando da un momento all'altro notizie degli ostaggi a Gaza. E io ho detto, oddio mio,
sta aspettando notizie da 2 milioni e 300 mila ostaggi che sono a Gaza. E invece no, lei aspettava notizie da qualche colonio che ha colonizzato le terre della Palestina solo perché è ebreo e cittadino italiano, è andato lì a colonizzare la terra di Palestina. E allora quando finisce questa roba, questo mattatoio, questo macello in Gaza e in Palestina, le cose non saranno più le stesse come il 7 ottobre. Ma io mi auguro che saranno altri statisti in Occidente nel mondo, perché se ci fossero altri statisti come Enrico Berlinguer, come Giulio Andreotti, come anche altri della Democrazia Cristiana di allora, e statisti come Mitterrand, avrebbero detto è il momento giusto, perché voi sedetevi intorno a un tavolo, deve essere questo il momento, che non uscite da qua finché non si risolve la questione della Palestina. E invece che cosa si fa? È il pellegrinaggio dal macellaio Netanyahu per portare armi, carta bianca e finanziamenti alla campagna contro la striscia di Gaza. Questo non va bene, questo non va bene, perché noi stiamo a parlare di Gaza, e concludo, perdonatemi, ma il macello che si sta consumando in queste ore nella Cisgiordania è occupata. Cisgiordania è occupata. Hanno sfigato, letteralmente sfigato, 800.000 pazzi occidentali di religione ebraica che colonizzano i territori della Palestina con l'appoggio dell'esercito israeliano, armandolo con 10.000 pezzi di fucile mitragliatore che ha portato il ministro della difesa americano con lo stesso aereo di Stato una settimana fa. Stanno distribuendo armi a tutti. Bene, bene, Omar, bene, bene. Ok. Vi ringrazio. Grazie a te per il tuo contributo. Allora, Mario Oliverio, anche tu, da governatore della Calabria, hai sposato subito, nonostante la corrente contraria in quel momento del tuo partito, la causa di Mimmo Lucano, e forse in qualche modo hai anche politicamente pagato quella scelta. Buonasera a te. Io si sente? Io brevemente sarei venuto comunque lo stesso. Mimmo mi ha chiesto di intervenire, avrei fatto anche a meno di intervenire, proprio perché in questa occasione, in un'occasione di festa, è giusto sentire, sarebbe stato giusto sentire Mimmo. Io sarò brevissimo. La prima considerazione che voglio fare è che qui, in questa piazza, dove c'è tanta gente intorno a Mimmo, perché come diceva giustamente Alex Zanotelli, c'è stato e c'è anche un giudice in Calabria che ha affermato la verità, in questa piazza è sostenuta da milioni di persone, perché è vero che la sconfitta è solitaria e la vittoria è affollata, come ha avuto modo di dire Francesco Merlo su Repubblica il giorno dopo dell'assoluzione di Mimmo. Ma è anche vero che questa volta non c'è stata una sconfitta sin dal primo giorno, perché Mimmo è stato sostenuto dalla solidarietà delle forze, degli uomini, delle donne, e sono stati tanti, milioni e milioni, che hanno contribuito a fare affermare la verità. Questo è il punto, perché Mimmo non è stato solo, Mimmo è stato sostenuto dalla solidarietà in tutto il mondo, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, sono state manifestazioni bellissime a sostegno di Mimmo. Perché? Perché si è capito sin dal primo momento che si trattava di una macchinazione. Io ero presidente della regione, nella mia veste istituzionale, non è facile, guardate, il giorno stesso che sono scattati
e sono scattate le misure cautelari, cioè gli arresti domiciliari a Mimmo, in qualità di Presidente della Regione ho varcato la soglia di casa di Mimmo, perché era evidente che si trattava di una macchinazione. E guardate, io invito Mimmo e anche gli organizzatori di questa iniziativa, quelli appunto il comitato, li invito a fare in modo che gli interventi della difesa di Pisapia e di Andrea D'Acqua, che è qui vicino a me, che ringrazio, siano ripresi e nei passaggi fondamentali, non tutti, perché ognuno di loro ha parlato un'ora e mezzo, Andrea ha parlato un'ora e un quarto, Pisapia ha parlato un'ora e venti, perché i passaggi fondamentali siano trasmessi e conosciuti, perché in quei passaggi in aula, al tribunale, lì in corte d'appello, a Reggio, c'è la disvelazione di questa mostruosità, di questa macchinazione. Guarda, sono rimasto impressionato io, che non ho avuto alcun dubbio sin dall'inizio, conoscendo Mimmo e conoscendo la realtà di Riace. Sono rimasto impressionato io quando ho sentito Andrea D'Acqua raccontare che una intercettazione sulla quale si era costruito il peculato e quindi grande parte di quella sentenza del tribunale di Lopi, di quei 13 anni e 6 mesi. Sono rimasto sbalordito quando ho ascoltato dalle parole di D'Acqua e prima ancora di Pisapia, ho ascoltato una rivelazione che io non conoscevo. Cioè praticamente è stata trascritta una intercettazione aggiungendo la parola diciamo, una parolina all'altro. Da parte degli investigatori quando hanno trascritto l'intercettazione, si trattava del Frantonio. Mimmo parlando al telefono con non so chi, con Capone, diceva a Capone: guarda, diciamo che le risorse utilizzate per fare il frantoio servono perché gli immigrati possano utilizzare il frantoio. Quel diciamo è stato interpretato come un voler costruire chissà cosa, costruire una alterazione della verità, per cui invece quel frantoio sarebbe stato utilizzato dai privati per fare speculazione sulla macina dell'olio. Grazie agli avvocati, bisogna dire, grazie agli avvocati, si è chiesta la trascrizione, il tribunale, scusate se io racconto questo fatto, ma è importante per motivare perché bisogna che si porti a conoscenza appunto gli interventi degli avvocati. Il tribunale ha nominato un CTU, un tecnico, che ha fatto la trascrizione giusta ed è venuta fuori la verità. Ed è caduto il reato fondamentale sul quale era stata costruita quella condanna. A riprova che si trattava di una macchinazione. E perché la macchinazione è più? La macchinazione è perché bisognava mettere sotto processo l'esperienza di Riace, bisognava tagliare le gambe all'esperienza di Riace, perché nello scontro più generale non si affermasse in rapporto al fenomeno della immigrazione questo modello di accoglienza alternativo a quello che predica Salvini e a quello che predicano le destre, non solo in Italia ma in Europa. Tant'è, e chiudo davvero, che la televisione di Stato, vergogna, la televisione di Stato ha bloccato la fiction che nell'estate prima era stata prodotta qui a Riace, proprio perché bisognava tagliare le gambe a quel modello, perché se fosse andata in onda quella fiction sarebbe stato cambiato tutto, sarebbe stato cambiato. E allora io chiedo da qui, oggi, proprio in questa giornata di festa, chiedo che parta una grande sottoscrizione di massa perché si chieda alla RAI di mandare in onda la fiction che è stata bloccata nel 2018. Perché? Perché?
che si mandi in onda quella fiction. E poi perché io credo, appunto, attraverso... Che cosa? Scusi, non la capisco questa cosa. Non la capisco. Va avanti, Mario. E allora io credo che io credo che da questa piazza oggi intorno a Mimmo e da parte di tutti coloro che hanno solidarizzato con Mimmo si riparta perché il modello Riace sia rimesso in campo e perché il modello della solidarietà possa prevalere nell'azione dei governi attraverso una spinta, la necessaria spinta di massa, perché in rapporto a questo fenomeno della immigrazione si possa dare la giusta risposta, che è quella dell'accoglienza e che è quella dell'umanità. Grazie. Grazie a Mario Oliverio. Volevo informarvi che ci sono tantissimi ancora interventi di gente che ha chiesto di parlare. Vi pregherei innanzitutto di essere molto sintetici, anzi estremamente sintetici, e a contenere i vostri contributi tra i due massimo i tre minuti. E vorrei chiedere subito ad Emilio Sirianni, da magistrato, come ha vissuto questa esperienza di Mimmo. Emilio è stato al fianco di Mimmo Lucano senza se e senza ma da subito, e anche a lui hanno fatto pagare un prezzo, ma come suol dirsi, quando la verità emerge poi le cose non potevano non andare così come sono andate. Emilio. Buonasera a tutti. Io devo confessare che stasera mi sento particolarmente inadeguato, perché l'11 ottobre, quando è giunta la notizia della soluzione di Mimmo Lucano, mi trovavo a un convegno sugli infortuni del lavoro a Rende e sono dovuto uscire fuori a urlare 10 minuti perché la gioia era veramente troppa, così come ho urlato di dolore quando nel settembre del 2018 è arrivata la notizia del suo arresto. E quindi aspettavo con trepidazione questo momento per festeggiare, però la realtà dei fatti è quella che ci ha raccontato il nostro compagno Mar prima. È difficile festeggiare. Un grande maestro, ho avuto la fortuna di incrociarne alcuni, ho incrociato un padre qui e ho incrociato un maestro che è Luigi Ferraioli. Maestro è chi nella sua arte, nella sua disciplina riesce a trovare le parole per andare oltre i confini di quell'arte, di quella disciplina, e per parlare all'umanità. Un maestro in questo senso era Stefano Rodotà, un grande giurista, un nostro conterraneo. Che coniò un'espressione cambiando la desinenza a un'espressione che era stata forgiata dal teorico del nazismo, che era il giurista Schmitt, che parlava di lotta per il diritto, inteso il diritto nella concezione schmittiana come un'azione di sopraffazione del più forte destinato a prevalere sul più debole. Invece Rodotà parlava di lotta per i diritti, parlava di lotta per i diritti. Ed è quello che qui sta succedendo in questo piccolissimo angolo di mondo e che è diventato da ormai così tanti anni uno specchio concavo che riflette tutto quello che c'è intorno. Io son venuto qui le prime volte nel 2007, nel 2008, quando ne sentii parlare, perché vivo qui, sono calabrese, ci lavoro da una vita
e non faccio altro che parlare male di questa mia terra, di tutto il degrado, di tutta l'ingiustizia, di tutto il menefreghismo, di tutte le ruberie, di tutta la mafia, di tutto quello che ci sommerge continuamente, tanto al punto che con degli amici scherzando ogni volta che succede un fatto efferato di cronaca in qualche parte d'Italia ti dico scommetto che è calabrese, e quasi sempre effettivamente è calabrese. Quando ho saputo quello che stava succedendo qui sono venuto in questa mia Calabria, Wim Wenders che parlava di utopia realizzata qui, sono venuto ed ho scoperto quello che stava succedendo, ho visto tutto quello che avete visto voi, tutto quello che abbiamo visto in tanti, in migliaia, forse in centinaia di migliaia, addirittura in milioni, perché poi dopo i media spostano la notizia, spostano questo piccolo sogno di bambini multicolori che andavano a questa scuola qui vicino a ricevere insegnamenti da una dolcissima persona che si chiama Cosimina, che ha avuto la vita quasi stroncata da questa vicenda giudiziaria, per imparare l'italiano, e le pareti di quella scuola erano tappezzate con le mani di tutti i colori di questi bimbi. Quando vedi questo ti si apre una speranza. Ebbene, è proprio questa speranza che si è aperta si è voluto stroncare. Badate bene, io non credo affatto che i giudici che hanno condannato Mimmo Lucano, che hanno arrestato Mimmo Lucano, i miei colleghi che lo hanno condannato, abbiano inteso stroncare questo, no. La loro colpa semmai è un'altra, lo diceva Luigi Ferraglioli, la loro colpa è di non essere usciti dai loro tribunali, di non essere venuti a vedere, perché il primo dovere per un giudice è conoscere i fatti di cui è chiamato a giudicare, e se non esce mai dal suo ufficio potrà conoscere anche i migliori trattati di diritto a memoria, ma non sarà mai un buon giudice, perché le norme devono essere misurate con i fatti per avere un senso che dia un minimo di struttura alle comunità che sono destinate a regolare. Ebbene, quello che stava succedendo in quei giorni del 2016 era il preannuncio di quello che stiamo vivendo adesso. Governo di centrosinistra, purtroppo senatrice, non mi ricordo il nome di quella signora che è venuta per conto di Lichlein, io la vorrei ringraziare, a buona fede, io la vorrei ringraziare, Marta, io ti vorrei ringraziare, non facciamo l'errore di dividerci fra noi, siamo così pochi, siamo così deboli. Certo, il Partito Democratico ha fatto degli errori enormi e io non l'ho mai votato, ma sono andato a votare per Lichlein, perché sono consapevole che tutto quello che noi facciamo qui, se non ha una rispondenza nelle stanze del potere, è vano, non serve a niente. Possiamo fare 100.000 feste del genere, ma se poi non c'è qualcuno che approva una norma di legge in Parlamento, rimarranno giorni che si perdono. E quindi grazie a Lichlein, grazie al PD che si è reso conto di avere innaffiato i germogli dell'odio in questo paese, perché quella legge si chiamava prima Turco Napolitano, perché nel decreto Minniti Orlando è stato abolito l'appello per i migranti ed è stato introdotto quel concetto orrendo di decoro urbano che ha portato a scaricare via dalle città i poveri vagabondi che dormivano sulle panchine di Treviso, e l'altro giorno il sindaco Quartieri a staccare uno striscione per la Palestina davanti a una sede ARCI di Roma. Questo partito viene dal PC di Berlinguer, viene dalla Democrazia Cristiana di Martinazzoli, di Tina Anselmi. Porca miseria. Bravo, bravo, bravo. Ricordiamoci chi ha fatto questo paese. Ebbene, quello che è successo nel 2016 è stato l'inizio di quello che oggi viviamo. In questo piccolo paese il mondo aveva visto che non c'era nessun bisogno di fare quello che ha detto ieri l'ex presidente della Corte Costituzionale Agostino in un articolo pubblicato sul sito di Volere la Luna.
non, i diritti, se non sono di tutti, si trasformano in privilegi. E quello che si sta facendo è di chiudere una parte dell'umanità dentro dei muri, quello che sta succedendo terribilmente alla popolazione di Gaza, o chiuderla fuori di muri, quello che stiamo facendo mettendo muri dappertutto in Europa e pattugliando con le navi il Mediterraneo affinché i migranti muoiano in mare. Ma se loro non hanno diritti, non ne avremo neanche noi. Qui si stava dimostrando che c'era la possibilità di avere diritti per tutti, ma questo messaggio non poteva passare, e non è colpa dei giudici che hanno condannato Lucano, perché le indagini le ha fatte la Guardia di Finanza, che dipende dal Ministro delle Finanze, e prima ancora le indagini ispettive le ha fatte la Prefettura di Reggio Calabria, che dipende dal Ministro dell'Interno, a quei tempi Minniti. Quindi è stato dall'esecutivo, dal governo di questo paese che si è mosso tutto. Il compito del giudice sarebbe quello di saper discernere, quando le carte gli vengono davanti agli occhi, il grano dall'olio. La grave responsabilità dei nostri magistrati non è di non essere stati imparziali, è di non essere stati neutrali, perché un giudice deve essere imparziale, ma non deve essere neutrale, perché ci sono valori che vengono prima e valori che vengono dopo. C'è una carta che ha una rispondenza gerarchica, la nostra Costituzione, un giudice ce l'aveva stampata in testa e nel cuore, e alla luce di quel faro deve leggere le informative della polizia giudiziaria, perché se legge quelle centinaia di pagine ma non è capace di prendere la sua macchinetta e venire a vedere qui di che cosa si sta parlando in quelle centinaia di pagine, mi dispiace, purtroppo lo ha detto Ferraioli, non io, mi nascondo dietro la sua autorità, non è un buon giudice. Lì si è voluto fermare quel messaggio di verità, perché così poteva cominciare la guerra che oggi sta sconvolgendo il mondo, perché l'unico modo di fermare questa massa enorme di uomini, donne e bambine che chiedono i nostri stessi diritti era di fargli la guerra. Ed è quello che stiamo facendo oggi. Grazie ad Emilio Sirianni. Spazio allora a qualche altra voce femminile. Anna Romeo, 3 minuti anche per te. Anna, deve sempre. Prego. Sì. Ma spero che sì. Sì, buonasera. Che finisca, perché sì, non ce la faccio più. Volevo raccontare un po' la mia esperienza con Mimmo Lucano, con il mio grande amico Mimmo Lucano. La nostra non è un'amicizia che dura chissà da quanto tempo, direi che è un'amicizia che è nata proprio in prossimità di questa vicenda, di questa tristissima vicenda. Quando è successo, quando è scoppiato il caso Lucano, io sono rimasta a guardare, sono rimasta a sentire, sono rimasta ad osservare, ad esaminare il fenomeno. Volevo capire bene di che cosa si trattasse. Quando poi la difesa di Lucano è stata assunta dal mio carissimo, amato e compianto collega Antonio Mazzone, allora lì ho pensato, ho detto no, aspetta un attimo, qui se Antonio ha preso la difesa di Lucano vuol dire che questo Lucano qualcosa di buono ha, vuol dire che quello che ha fatto e che sta facendo è giusto, e vuol dire che va protetto, va difeso, e che abbiamo il dovere di stargli accanto. E allora come ci siamo conosciuti? Io pure sono un'ex amministratrice di Siderno, però non era mai capitato che ci incontrassimo con lui. Purtroppo ci siamo incontrati proprio al funerale di questo nostro grande amico, non so se tu te lo ricordi. Al funerale di Antonio Mazzone io ho visto Lucano e gli sono andata incontro. Gli ho detto ciao, io sono Anna Romeo, io sono Mimmo Lucano. Metto a
attenzione, attenzione a parlare con me perché io sono un fuorilegge, mi ha detto. Ed io gli ho detto, dico, guarda, non lo so se sei un fuorilegge, questo lo stabiliranno poi i giudici, si farà il processo. Per me sei un fuoriclasse, perché Mimmo Lucano è un fuoriclasse. E da lì è partita un'amicizia affettuosissima, una grande empatia fra me e lui. E perché? Perché in quel periodo, in quel particolare momento storico, che era tesissimo, adesso è facile stargli vicino, allora no, e la popolazione era schierata, diciamo, in due fazioni. C'era chi vedeva Mimmo Lucano come un santo. Mimmo Lucano era il protettore dei poveri, dei deboli, degli affamati, dei maltrattati, eccetera. E c'era, e forse era la maggioranza, chi vedeva Mimmo Lucano invece un malfattore, appunto in un corruttore, tutte le cose negative di questo mondo. Io sinceramente Mimmo Lucano in quel periodo e da allora l'ho visto in un solo modo. L'ho visto come un sindaco illuminato. Mimmo Lucano ha avuto una visione ed è quello che tutti i sindaci, tutti gli amministratori, tutti coloro che fanno politica dovrebbero avere. Avere una visione. Mimmo Lucano che cosa ha capito? Ha fatto un ragionamento, se vogliamo, oltre che sentimentale, anche razionale, perché ha capito che attraverso l'aiuto, l'accoglienza e l'integrazione di questi popoli che chiedevano appunto aiuto perché erano assolutamente persi, popoli che chi li ha portati? Li ha portati il vento, dice Mimmo Lucano. Se voi leggete il suo libro, lui parla di popoli che chi li ha portati non il mare, li ha portati il vento, perché si trovavano in mare e la corrente di quella notte li ha portati a Riace. E allora ha capito, insieme al grande, ricordiamolo pure, Monsignor Bregantini, che gli è stato vicino e che l'ha chiamato immediatamente, che ci ha aiutato moltissimo, ha aiutato tantissimo questa terra, ha capito che attraverso l'integrazione di questi popoli potevano essere rivitalizzati i nostri centri. E allora questo modello Riace, questo modello Lucano, noi dobbiamo necessariamente esportarlo, dobbiamo essere capaci di portarlo altrove, perché voi vedete tutte queste case erano le case dei nostri emigranti, le case dei riacesi che dai primi anni del Novecento sono andati fuori e le hanno abbandonate. E poi Mimmo le ha riprese in qualità di sindaco, le ha assegnate a questi nostri fratelli che hanno rivitalizzato il borgo. E allora, se riusciamo attraverso l'accoglienza e l'integrazione a combinare queste diverse esigenze, noi non salviamo soltanto questi popoli, ma salviamo noi. Ma salviamo noi non a Riace, in Calabria, nei piccoli centri, nei piccoli borghi, ma li salviamo in tutta Italia, li salviamo in Val di Non, li salviamo negli altri paesi, ovunque, in tutta Italia, li salviamo nel mondo, perché nel mondo c'è bisogno, ci sono interi centri abbandonati, dove queste persone possono trovare rifugio e possono trovare accoglienza. Okay, io solo una cosa, sì, la proposta finale, velocissima. Io credo che da questa sera debba uscire una proposta, perché altrimenti rimangono parole. Noi abbiamo a questo punto abbiamo un compito politico, abbiamo visto che il PD si è mosso. E allora è necessario, secondo me, Mimmo, che tu ormai sei una personalità, tuo malgrado oramai sei un leader, è necessario che venga richiesta un incontro ai massimi livelli, anche col governo attuale, per spiegare questa nuova vicenda, questa nuova narrazione, per dare loro una nuova narrazione, per far capire loro che cambiare idea non è una debolezza, cambiare idea può essere un punto di forza. E allora chiediamo un incontro ai nostri governanti
già da subito e ai nostri leader politici per chiarire che in che cosa consiste il modello di ACE e per fare di questa sera grazie Anna Romeo. Mi ha chiesto di poter anticipare l'intervento rapidamente anche lui, Mario Vallone, che è il segretario regionale dell'ANPI, rappresentanza nazionale, anche Mario, il quale purtroppo deve scappare perché ha dei problemi di famiglia. Vai Mario, anche per te 3 minuti, ti prego. Scrupolosamente rimangono i 3 minuti. Non c'è gesto e pensiero in queste ore, in questi momenti, che non sia condizionato da quello che sta succedendo in Palestina, a Gaza. Qualsiasi atteggiamento durante la giornata, sia che guidiamo, sia che laviamo i piatti, sia che guardiamo la televisione, abbiamo questo pensiero che ci sovrasta. Ma ci sovrastavano prima tutte le guerre che diceva, richiamato Alex Zanotelli, perché il nostro restare umani significava esattamente questo: piangere per i morti innocenti di tutte le guerre, così come abbiamo fatto, e questa piazza lo deve sapere, abbiamo pianto anche per i morti innocenti fatti in Israele. Ma la differenza del restare umano tra noi e gli altri è sostanziale, perché mentre noi piangiamo i morti e li chiamiamo morti innocenti, c'è chi chiama i morti in Palestina effetti collaterali, e lì è la vergogna che noi non possiamo sopportare, come non possiamo sopportare la vergogna dell'Italia, che non ha avuto il coraggio all'ONU nemmeno di far passare, di votare a favore di una tregua, non solo la pace ma anche un semplice cessate il fuoco. Anche una tregua diventa un fatto estremista per cui l'Italia non si impegna. Allora che cosa ha fatto l'ANPI in questi anni? Dovrei stare altro che 3 minuti, e Mimmo Lucano lo sa, l'amicizia risale oramai a decenni, quando ancora Mimmo non era famoso. Ma vi dico solo questo: l'umanità significa aver frequentato un luogo e averlo fatto conoscere a tutta l'ANPI nazionale, un luogo dove si respira umanità, dove si respira solidarietà, dove l'unica parola che era vietata era la parola clandestino, l'unica parola che a Riace non si poteva pronunciare era la parola clandestino. La parola accoglienza, la parola inclusione, la parola fraternità sono tutti termini che abbiamo trovato in questo luogo, ed è per questo che abbiamo invitato tutti i nostri compagni a scendere dall'Italia, a venire a Riace a conoscere Mimmi, a conoscere questa realtà. E come l'abbiamo manifestato, l'abbiamo fatto nel modo più autorevole e simbolicamente più forte che l'ANPI, un'associazione come la nostra, l'associazione Partigiani, ha un riconoscimento che viene rilasciato a pochissime persone. La tessera d'onore si rilascia a partigiani, combattenti, solo in qualche occasione particolare è possibile, personalità che si sono distinte per fatti particolari. E allora con Mimmo siamo partiti il 18 di novembre del 2018, siamo arrivati a Torino con migliaia di persone, dove l'ANPI nazionale ha consegnato a lui, altro simbolo di resistenza, la tessera d'onore dell'ANPI. Questo abbiamo fatto e questo continueremo a fare. Grazie. Grazie a Mario Vallone. Non poteva mancare alla nostra iniziativa la CGIL regionale. E allora diamo il microfono a... di cui parlava qualcuno prima di me, ai rapporti istituzionali burocratici che si vivevano all'interno della questione dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'umanità di cui ci parlava Mimmo. Abbiamo avuto davvero un brutto periodo. Questo brutto periodo penso sia stato lenito dalla sentenza d'appello, però io penso che la nostra lotta, la nostra rivendicazione deve continuare, così come diceva qualcuno. Fare felice Mimmo è fare felice l'unico modello di accoglienza che può esistere in questo paese, l'unico modello d'accoglienza che purtroppo viene ostacolato anche a livello europeo. Noi siamo contro tutte le norme che prevedono un aspetto istituzionale e burocratico sul processo migratorio, e non parlo solo su quello freddo del Ministero dell'Interno, parlo proprio su quello che invece all'umanità, quella dei profughi, quella della carenza del requisito del clandestino, di tutti quegli elementi che siamo riusciti, grazie a Mimmo, grazie a Viace, a fare nostri.
Allora io l'unica considerazione che faccio questa sera è che tutti quanti insieme dovremo in un certo senso avere anche un modello di rivendicazione solidaristico tra di noi, non frammentarci, questo sicuramente non è conveniente per nessuno, non dà sacrifici a nessuno. E d'altronde dobbiamo stare molto attenti, in queste ultime ore si è consumato un ulteriore strappo. Noi che predichiamo ragioni di umanità, di pace, un non allarmamento, una serie di questioni che sono sanciti anche dalla nostra Costituzione, cosa vediamo? Il Presidente del Consiglio che non aderisce nemmeno a quello che doveva essere un'ordinarietà per un paese democratico, ma forse l'idea di paese democratico non esiste più in questo paese. Allora tutti i fatti e gli eventi che si sono svolti qui a Riace devono rappresentare la nostra protesta, la nostra rivolta pacifica e democratica contro non solo i problemi dell'inclusione, non solo con i processi migratori, ma contro tutti i diritti di cittadinanza che in questo paese vengono violati. Grazie. Grazie Luigi. E il turno adesso di Nico Badaro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Anche per te i 3 minuti canonici. Guardate, io ci diamo tempi europei, altrimenti proverò notte. Proverò a stare anche meno. Sono qui per portare il saluto del nostro segretario nazionale, di Nicola Fratoiani, di tutto il partito e la comunità. Dei compagni e delle compagne di Sinistra Italiana, non potevamo non essere qui in un giorno, diciamo, migliore rispetto a quelli che abbiamo vissuto in passato. E mentre ascoltavo la testimonianza più sollevata di Mimmo, più sollevata rispetto ad altre volte in cui l'abbiamo ascoltato più cupo e arrabbiato, pensavo al paradosso del tempo in cui viviamo, il paradosso del tempo è di un paese in cui un artista come Zero Calcare, che rifiuta di andare a Lucca Comics perché c'è il patrocinio dell'ambasciata israeliana, è costretto a difendersi dagli assalti di un vice premier che è lo stesso che aveva combattuto le squadracce contro Mimmo Lucano. Il paradosso di un tempo e di un paese in cui Monio Vadia è costretto a dimettersi per aver detto banalmente la verità su quello che sta accadendo in Medio Oriente, mentre un certo Vittorio Sgarbi, nonostante, diciamo con un eufemismo, cose poco chiare, fa ancora il sottosegretario e viene difeso a spada tratta da tutto il governo. Questo è il paese in cui viviamo ed è la ragione per cui, guardate, loro l'hanno capito bene, hanno capito che è importante agire sul senso comune ed è per questo che hanno provato a crocifiggere, mi scuso con padre Alex Zanotelli, ho usato forse per i credenti un termine un po' troppo forte, ma hanno provato certamente a condannare un uomo, a condannare un'esperienza, a sporcarla, perché è il senso, è la costruzione del senso comune quella che viene avanti, ed è la costruzione del senso comune quella che ha portato questo paese a ritenere normale, del tutto legittimo, del tutto legale lavorare per esempio per 4 euro l'ora lordi nelle campagne, ma anche nei call center, qualunque colore di pelle tu abbia, va bene? No? E lo stesso senso comune ritiene normale che per una colonscopia pubblica tu debba aspettare 1 anno e mezzo, se c'hai i soldi te la fai privatamente, se no. Buonanotte! Se il paese e il tempo in cui viviamo è questo, e direi che è questo, io penso che noi abbiamo il dovere non solo della resistenza, ma anche di provare a organizzare un'alternativa. Noi, diciamo il mio partito, la mia comunità, ci siamo a disposizione come siamo stati, sia per fare in questo momento la resistenza che anche per provare a organizzare l'alternativa affinché il futuro non sia la minaccia che ci stanno preparando, ma sia un tempo migliore di quello che viviamo. Grazie.
e forza, in bocca al lupo. Grazie, grazie a Nico Bavaro. Allora, si chiama Diamo Luce a Riace, l'associazione animata tra gli altri anche da Fabio Zanotti. Buonasera a tutti, io cambierò un po' il discorso, farò una domanda retorica. Ci temete che Riace vada avanti con questa esperienza? Sì. Ne faccio un'altra. Volete fare qualcosa per aiutare Mimmo? Sì. Allora, vi illustro come potreste fare. Allora, Riace è andata avanti questi anni per la solidarietà, diciamo, di varie persone. Ma c'è una cosa di cui Mimmo non parla perché non gli piace parlare di queste cose, ma è una cosa estremamente importante per la sopravvivenza di Riace, ed è la situazione economica. Una parola che nessuno fa, nessuno dice, nessuno sa quanti soldi si spendono qui per riuscire a mandare avanti Riace. Dove si spendono questi soldi? Si spendono nelle bollette della luce, si spendono negli affitti, si spendono nei contratti di lavoro per mandare avanti le botteghe, mandare avanti tutta la mensa, mandare avanti e allora come facciamo ad andare avanti con Riace, no? Allora, il fondo Manconi, di cui qualcuno di voi forse lo saprà, c'è ancora qualcosa, verrà rilasciato e forse riusciremo ad arrivare fino all'anno prossimo. E poi Riace come sopravvive? Allora, noi diciamo con questo gruppo, diciamo, di Bologna, che si chiama Diamo Luce a Riace, abbiamo subito dopo la condanna, diciamo nel settembre, diciamo, del 2021, abbiamo capito questa esigenza e abbiamo cercato di capire cosa potevamo fare. Allora, abbiamo aperto un conto in banca etica e abbiamo cominciato dalla cosa più importante che ci sembrava, che era quello di pagare le bollette della luce di tutte le case e le botteghe di Riace. Lo stiamo facendo dall'ottobre 2021. Io, a fronte di questi applausi, vorrei che poi ci fosse un contributo di aiuto a questa cosa, no? E adesso vi dico come potete fare. Allora, noi da ottobre 2021 stiamo pagando le bollette della luce e abbiamo fatto fatica quando sono stati gli aumenti, abbiamo fatto delle cene di solidarietà per cercare. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa del tipo 2.000 euro al mese, quindi non sono proprio noccioline, nel senso che da allora abbiamo raccolto quasi 40.000 euro. Allora, abbiamo aperto un conto in banca etica e abbiamo chiesto prima alle persone che conosciamo, adesso siamo tipo un 130-140 persone, di fare dei piccoli bonifici continuativi. Piccoli cosa vuol dire? 10 euro al mese, 20 euro al mese, chi può qualcosa di più? Allora, adesso siamo 130, se solo tutte le persone che sono qua dessero 10 o 20 euro al mese, Riace potrebbe sopravvivere senza l'aiuto dello Stato che non arriva, no? Perché è la speranza che questo governo comunque possa qui tornare a dare i contributi che dava ai migranti con 35 euro al giorno, che permetteva quei contributi dello Stato di mantenere questa situazione. Credo che a breve questa cosa non sarà possibile, sicuramente con questo governo e sicuramente finché Mimmo non tornerà a essere sindaco, cosa che speriamo ben presto. Ma intanto, se non facciamo niente, fra un anno e mezzo Riace muore. Allora, questo è un messaggio molto chiaro che voglio dare. Riace muore. Muore perché non ha non ci può sopravvivere senza denaro. A Mimmo non piace parlare di denaro, ma senza denaro non si va avanti. Allora, come fare? Diciamo, qui in mezzo c'è mia moglie che ha dei volantini che prova a distribuire. Se cercate su internet Diamo Luce a Riace, qualcosa trovate. Adesso abbiamo un centinaio di volantini, ovviamente qui siete molti di più. Il volantino è indicato in maniera molto chiara qual è l'IBAN del conto in banca etica in cui potete fare questo bonifico continuativo. Vi chiedo poco, 20 euro al mese, facciamo di media, no? Se invece di 140 fossimo 500 o diciamo 1000, i problemi di Riace sarebbero risolti. E penso che, io credo che la maggioranza di voi, forse non tutti, ma la maggioranza di voi possono dare questo piccolo contributo. Grazie, grazie Fabio. C'è padre Alex Zanotelli che mi sta pressando perché deve fare anche lui una proposta. Padre Alex, ti prego, anche tu devi essere rapidissimo. Allora, prima, durante il pranzo, quando sono riuscito a mangiare qualcosa, eravamo insieme con vari amici che sono molto preoccupati, davvero, per la storia di cui abbiamo tanto parlato, di Gaza. Io stiamo preparando forse qualche cosa, vediamo subito dopo, ma vorrei la vostra approvazione. Noi pensiamo che sarebbe importante, con il vostro beneplacito, però deve essere una cosa che nasce da qui, di invitare in questo momento così difficile e tragico, avete ascoltato le parole di Omar prima, il presidente del
dei, poi lui là, il leader dei palestinesi a Napoli, l'avete sentito con la carazza di situazione, cioè noi vorremmo invitare tutte le, almeno in tutte le grosse città per le prossime settimane, di trovarsi in piazza per dire non possiamo accettare una situazione del genere. Potremmo mettere la firma di tutto su una proposta del genere? Ci siamo, dopo la lanciamo noi. Grazie, grazie. Grazie padre Alex. Allora io direi adesso facciamo una specie di intermezzo con la consegna di una targa da parte dell'Arci. Invito il segretario Jenny Stellitano, nonché Luca Molla, mi pare, della Secure Populaire Français, eccoli qua, accomodatevi, fate questa consegna. Dovremmo dire anche qualche cosa, Pietro. Certo, certo, il microfono è qui, quindi Peppe Apostoliti. Noi facciamo pratica. Cogliamo immediatamente l'appello che ci ha lanciato l'amico dell'associazione di Amici di Riace. Salutiamo anche Mario Oliverio che deve lasciarci. Ciao Mario. Buona serata anche a te. Da una settimana la bellezza di questo villaggio globale che ha ripreso a vivere grazie alla presenza di 40-30 bambini e 10 accompagnatori che vengono dalla Francia con Coupe du Monde. Abbiamo il segretario generale che con Arci, Secours Populaire e Arts hanno ormai da un anno instaurato questo rapporto con Mimmo Lucano, con Riace, con il modello Riace di Mimmo Lucano, che non è conosciuto solo in Italia, ma dal 16 di novembre sicuramente mezza Europa parlerà di Mimmo Lucano e del modello Riace, perché abbiamo noi come associazione l'Arci ha tradotto questo bellissimo opuscolo che sarà distribuito ai 1200 delegati francesi e non so quanto delegati di tutti i paesi d'Europa. Quindi questo ti consegniamo, intanto questo Luca però sicuramente voleva dire pochi secondi, perché noi siamo un minuto, poi Luca, vai, un minuto. Tre minuti in tutto. Innanzitutto grazie a tutte e tutti uno per l'intervento, per la partecipazione, per essere qui in sostegno a chi ha offerto solidarietà da anni verso il mondo. Ecco, ora il mondo, simbolicamente il mondo internazionale, è qui per sostenere e dare solidarietà a una persona come Mimmo Lucano, che ci ha accolto dal primo momento in cui gli abbiamo nominato di questo progetto. Allora oggi con Arci Calabria e la partecipazione e l'aiuto di Secours Populaire Français siamo riusciti a organizzare un simbolo di integrazione e di coesione sociale. Si tratta di uno dei progetti Secours Populaire Français, che si chiama Copain du Monde, e che vede l'integrazione e la coesione sociale di bambini che si trovano per una settimana insieme, per mostrare che i bambini, senza differenze di lingua, di etnia, senza differenze culturali, se si trovano insieme iniziano a giocare. E questo è il primo progetto in Italia, e fortemente Secours Populaire Français l'ha voluto fare qui a Riace, nel villaggio globale, nel paese dell'accoglienza. Con orgoglio posso dire che dopo tanti mesi, prima del giudizio positivo verso Mimmo Lucano, siamo riusciti, perché abbiamo sempre creduto in questo modello, siamo riusciti a portare qui questo simbolo che darà come atto pratico anche visione al modello Riace in tutto il mondo. Grazie. Questo è un modello, grazie, di integrazione, grazie, che fa bene al mondo. Grazie, grazie a Mimmo. Allora abbiamo... Dovevi dire una battuta anche tu, no? Allora, sulla targa c'è scritto Villaggio Globale di Riace a Mimmo Lucano, servitore degli ultimi. Due parole. Sì, sono il segretario nazionale del Soccorso Popolare Francese e sono fiero di essere da voi. Sono con i bambini che giocano nel parco, perché
è troppo difficile. Io sono qua non per il passato, sono per il futuro. Grazie. E io vi dico che il Soccorso Popolare è una grande associazione e siamo fieri di poter costruire il Riace nuovo con loro, con Mimmo. Grazie. Grazie, grazie, grazie a voi. Allora, abbiamo adesso un attivista politico che è sempre stato vicinissimo a Riace e a Mimmo e si chiama Alfonso De Stefano. Due minuti anche per te. Volevo qui portare un affettuoso abbraccio a Domenico da parte di Caravane Migranti e Caravana Vrindo Fronteras. Domenico si ricorderà certamente, così come penso alcuni di voi, quando nel 2018 300 spagnoli conclusero il tour proprio qui a Riace, facendo un incontro e valorizzando questa importante esperienza. Purtroppo gli spagnoli non sono venuti perché in Sicilia abbiamo fatto e terminato proprio il 3 ottobre una carovana per una Sicilia aperta, solidale, accogliente e smilitarizzata, che ha attraversato i CPR, è andata a Cinis, si è conclusa a Palermo, e quindi abbiamo portato questo segnale. Volevo solo ricordare che Riace è andata nel mirino e hanno tentato di spezzare le gambe, però purtroppo nel mirino è stato anche ricordato, c'è una magistrata catanese, Yolanda Apostolico, che in seguito al presidio che noi abbiamo fatto davanti al CPRI di Modica Pozzallo, che è un nuovo CPR che però deve accelerare le procedure di rimpatrio, quindi oltre alla cangrena della turco-napolitano si stanno studiando nuove forme di lager di Stato ancora più gravi. Quindi l'apostolico è, diciamo, il capro espiatorio, però ce ne sono tanti magistrati che hanno rifiutato il decreto anticostituzionale di Piantedosi, quindi diciamo hanno gatte da pelare, però stanno tentando di normalizzare la magistratura e renderla succube delle politiche razziste che questo governo fa. Quindi è estremamente importante anche vedere l'insieme dell'attacco, l'imbesticida che è in atto. Mi permetto di ricordare, e concludo, non vi rubo altro tempo, che proprio nel 2016, 7 anni fa, con Domenico, grazie anzi a Domenico, abbiamo dato la cittadinanza onoraria a Ocalan, che da 24 anni marcisce nel lager di Imrali. Allora mi permetto di ricordare che giustamente dobbiamo piangere i morti di Gaza, perché uno Stato terrorista ha dichiarato guerra a un'intera popolazione, però dovremmo anche ricordare che quindi Netanyahu, oltre che serial killer, è un macellaio. Dobbiamo anche ricordare che il 5 ottobre Erdogan ha ripreso a bombardare i Rojava, e allora però anche a sinistra nessuno ne parla, perché Erdogan è solidale con Hamas, no? Però nel frattempo bombarda i guerriglieri, no, non solo del PKK ma del Rojava. Allora volevo ricordare un'ultima cosa, che l'unica vera democrazia in Medio Oriente è il Rojava, liberato dalle guerrigliere, dei guerriglieri dell'IPG e dell'IPJ, e quindi dobbiamo sostenere questa causa e denunziare anche il macellaio serial killer Erdogan. Grazie Alfonso, grazie Alfonso De Stefano. Allora, un altro premio per Mimmo Lucano, c'è un quadro dell'Ampi di Polistena ed invito il suo presidente Francesco Mammola. Prego Francesco. Sì. Allora, il quadro dov'è? Eccolo, ecco, sta arrivando. Sì, un dono per Mimmo da parte di Ampi sezione di Polistena, del Partito Comunista Italiano sezione di Polistena, un quadro fatto dall'artista compagno Rocco Como. Ecco, un momento per celebrare di celebrazione, ma anche per dirti che noi ci abbiamo sempre creduto,
siamo con te e... Bellissimo, è bellissimo. Grazie. No, no, lo devo lì. Aspetta, aspetta, non girare. Qui. Giù, giù. Passatevi. Per qualche foto su, mettiti in avanti. Ancora. Così. Dai. Ancora. Siamo nel pieno della festa, sì, adesso è arrivato il vostro turno pure. Gli ultimi arriveranno i primi, come in tutte le feste. Grazie, aspetti, non ci vuole il regalo, certo. Grazie Franco. Allora cominciamo con siamo all'ultimo turno, all'ultimo giro, abbiate ancora un quarto d'ora, 20 minuti di pazienza. Allora, Sasà Albanese dell'associazione 11. Allora, Angelo Broccolo, sempre e per sempre vicino a Riace e a Mimmo Lucano. Vai Angelo. Grazie. Io faccio mia la proposta che mi faceva Pietro Idone, ed è quella di seguire il consiglio che ci dava Vittorio Arrigoni, di boicottare almeno noi come popolo tutti i prodotti che vengono da Israele. È già una prima risposta che possiamo dare nel nostro piccolo e nella quotidianità. Secondo punto, io voglio proprio tagliare, dire che sono indicativamente i primi tre numeri, 729 del codice a barre. C'è un'infinità di prodotti, anche farmaci purtroppo, che arrivano in Israele. L'ira di Dio c'è qua, in Italia. 729, che se lo ricordino anche loro, che non possono boicottare l'umanità, perché verranno boicottati. Bravo. Bene. Un intervento collettivo. Grazie. Marcello Stagno, dov'è? Perché allora, doveva scappare. Devi finire. Così la facciamo, se non ho ancora parlato. Anche vabbè. Perché vorrei proporre tre cose. La prima lo dicevo a Mimmo, lui mi ha risposto, mamma mia, io penso che come senso di gratitudine di tutta l'umanità per quello che tu hai fatto, per averci regalato lo spirito originario del cristianesimo primitivo, della solidarietà o anche dei primi momenti del movimento operaio, noi dovremmo trasformare Riace nel paese che fu la Firenze di Lapira, la città, il paese dove si parla quotidianamente di pace, trasformarla in un luogo simbolo della pace, perché non vince nessuno. Questo vogliamo dire a quegli idioti che ritengono che i pacifisti siano da una parte. No, voi siete dalla parte dei potenti, noi siamo dalla parte dei popoli. Questo devono metterlo in mente. Numero due, noi dobbiamo far rinascere il comitato 11 giugno, perché in ogni posto d'Italia deve nascere un avamposto di questa futura umanità che Mimmo ci ha regalato, altrimenti finisce a Riace, noi la dobbiamo trasportare oltre. E infine, per la liberazione che dobbiamo avere l'11 giugno, quando tutto iniziò, ricorda un altro martire della libertà calabrese, Peppino Valarioti, e anche il suo nome, ribelliamoci alle mafie e alle 'ndranghete. Grazie a te Mimmo, grazie a tutto il popolo di Mimmo. Grazie ad Angelo Broccolo. Allora Marcella Stagno, a te. Io veramente velocissima, invece di 2 minuti vi prendo 2 secondi. Semplicemente per salutarvi, per ringraziare Mimmo e per dire che allora, per chi non mi conosce, io sono Marcella Stagno, associazione Peppino Impastato. Associazione Peppino Impastato significa significa che io condivido una storia con Mimmo che ci unisce e che mi ha portato a pensare che in fondo noi non eravamo solamente dei poveri pazzi, perché c'è qualcun altro che pensa con le cose che pensavamo noi 50 anni fa e che pensa che sia importante costruire una società dove valga la pena di vivere. Grazie Mimmo. Grazie Marcella, anche perché sei stata molto sintetica. Allora, associazione, avevamo detto 11 giugno, noi c'eravamo, Sasà Albanese. Ti raccomando, Brevità, perché siamo in chiusura della nostra festa. A nessuno hai detto ti raccomando, non mi hai ancora dato il microfono, ti raccomando. Io cercherò di essere brevissimo, anche perché oggi noi chiudiamo una fase lunghissima, dall'11 giugno quando è iniziato il processo, siamo arrivati ad oggi dove quest'incubo finisce.
e oggi è una giornata liberatoria, cioè non oggi, è stata l'11 ottobre a Reggio Calabria, dove là nessuno di noi si aspettava quest'esito, non perché non ci credevamo, noi sapevamo che quello era l'esito naturale. Il problema è che dopo Lokric veniva veramente difficile pensare ad un ribaltamento totale di quella sentenza. E oggi noi qua dobbiamo ripartire con un'altra narrazione, Mimmo. Noi non ci dobbiamo più difendere, la verità è emersa in tutta la sua interezza, noi dobbiamo passare all'attacco, noi dobbiamo dire che i valori che si sono dimostrati qua in carne e ossa, con quell'esperienza che ha dimostrato che la gente può convivere venendo da storie diverse, da culture diverse, con religioni diverse, qua era diventata un micromondo che dimostrava che si può non accogliere, non integrare, ma convivere insieme nell'interesse di tutti, di chi arriva e di chi è presente. E noi questo lo dobbiamo rilanciare. E però ecco, c'è un passaggio nel ragionamento che ha fatto Emilio Siviani che io condivido, cioè noi dobbiamo trasformare questa forza anche in qualcosa che vada ad incidere laddove si fanno le leggi, perché se no noi ce la raccontiamo ma in un angolo di mondo. Noi dobbiamo provare a far diventare questi valori patrimonio, e oggi abbiamo avuto delle testimonianze varie di disponibilità. Ecco, Riace può rappresentare il motore di questa cosa, perché Riace non può essere solo un'esperienza che vive grazie alla solidarietà e all'elemosina di qualcuno, deve essere qualcosa di più, un processo di autosostentamento naturale, perché qua ci sono motori fermi, laboratori, ci sono storie che se si mettono in moto dimostrano che qua si può creare una economia circolare che dà la possibilità alla gente di avere la dignità di viverci e di lavorare, e questo si può replicare in 1.000, 10.000 altri comuni in giro per l'Italia, vuoti, spopolati. Ecco, noi questo dobbiamo fare, dobbiamo far diventare il modello Riace una risposta ai tanti problemi che abbiamo, e sappiamo che questa cosa purtroppo ci cade in un momento in cui il peso di quello che sta accadendo, perché noi abbiamo fatto il 26 febbraio e ci è coinciso con il naufragio di Cutro, abbiamo fatto un'altra iniziativa ed è coincisa con un barcone che si è arenato a Siderno con 9 morti quella mattina, oggi la facciamo con quello che sta accadendo in Palestina. Ecco, noi dobbiamo provare a rilanciare perché sia questa una luce che si espanda, e per farlo dobbiamo essere solidali. E Mimmo, l'altra sera in una riunione che abbiamo fatto per organizzare questa serata, ha fatto una sintesi, ha detto: siamo tutti, e veniamo da storie diverse, qua c'è di tutto e di più, ma siamo tutti contro la guerra, siamo tutti per i valori di Riace. Ecco, sarebbe ora che la smettessimo di farci la guerra tra di noi e marciare insieme, se no non ci sarà nessuna alternativa e i fascisti ce li troveremo al governo per altri 20 anni. Grazie. Grazie a Sasà Albanese. Filippo Sestito, consentimi intanto però di ricordare anche l'impegno che ci hanno messo in questa vicenda di Riace due personalità come Agazio Loiero e anche un nostro caro collega Enrico Fierro, che purtroppo non c'è più, ma a lui va Enrico il nostro pensiero. Filippo. Sì, grazie. Io ho soltanto 3 cose. La prima, quando qualche anno fa i giudici hanno, le procure, quella procura ha messo sotto accusa Mimmo e il suo modello d'accoglienza, io in giro per la Calabria e per l'Italia ho trovato nel mio mondo, nel mondo da cui provengo, dall'ARCI, nel terzo settore in generale, dopo quell'accusa molto ostracismo nei confronti di Mimmo Lucano. Sotterraneamente tutti avevano di fatto preso le distanze da quel modello. Questo perché? Perché quel mondo del terzo settore, soprattutto dopo quella riforma che ha voluto Renzi e il Partito Democratico, altro non è diventato che un'immensa impresa che mira e pensa soltanto a far profitto. E quell'esperienza di Riace e di Mimmo era il tassello che andava demolito e tolto, perché altrimenti quell'impalcatura cadeva. E quella riforma del terzo settore ancora oggi, in questo momento, trasforma chi lavora nell'accoglienza in un'impresa che pensa ai numeri e ai soldi.
Riace ha rappresentato tutto il resto. E quando io andavo in giro a dire Mimmo Lucano è l'unico che ha costruito non solo una dimensione politica dell'accoglienza, ma una dimensione umanitaria dell'accoglienza, ero guardato con molto molto sospetto dai miei colleghi e dalle organizzazioni con le quali lavoravo. E questo è accaduto per tanto tempo, poi piano piano, con la testardaggine, con la cocciutaggine soprattutto di Mimmo, di chi qui ha lavorato e ha continuato anche dopo la fine dello SPRAR ad accogliere, come sta succedendo oggi, quelle resistenze man mano si sono affievolite, ma non sono sparite. E non sono sparite neanche quando il 26 di febbraio chiedemmo a tutti di venire a Steccato di Cutro a manifestare dopo quella strage di Stato che ha visto decine e centinaia di donne, uomini e bambini morire colpevolmente per la responsabilità del nostro governo. E abbiamo chiesto a Mimmo, anche qui criticati da tantissimi compagni e non compagni, di aprire quel corteo portando quella croce fatta con i legni del Caicco, a testimonianza del fatto che Mimmo Lucano in quel momento rappresentava non solo noi, la nostra accoglienza, ma tutti i migranti, chi ce l'aveva fatta e chi ancora non ce l'ha fatta ed è seppellito nel nostro Mediterraneo, che è il più grande cimitero all'aperto che noi in questo momento abbiamo. E poi l'ultima è l'11 a Reggio Calabria, sotto quelle scranate di quel tribunale. È successo un fatto importante, non era per nulla scontata quella sentenza, che sia chiaro, quella sentenza da un punto di vista giuridico non era per nulla scontato. Noi sapevamo dell'innocenza di Mimmo, lo abbiamo sempre saputo, dell'innocenza vera, profonda, non giudiziaria e non solo giudiziaria, dell'innocenza politica e umanitaria di Mimmo Lucano. Ma quando è uscita quella sentenza, con la voce della Presidente del Collegio, che per la difficoltà nel leggere quella sentenza non riusciva ad uscire, quella voce che stentava ad uscire, perché quella è una sentenza, ed è stata una sentenza importantissima nella nostra storia, giudiziaria e politica. Ebbene, quello è stato un momento di rilancio, di ripartenza, e questo è il nostro momento di rilancio e di ripartenza. Io non ho nient'altro da dire, se non una cosa soltanto a Mimmo, politica, meramente politica, la più politica che mi viene. Mimmo, ti ho voluto bene e ti voglio bene, grazie. Grazie Filippo. Francesco Saccomanno, che è stato all'occhio nelle aule dei tribunali dove abbiamo vissuto questa tragedia, fra virgolette, tutti collettivamente. Vai Francesco. Io voglio parlare a nome io sono di Rifondazione Comunista e voglio parlare a nome della sinistra radicale, che, di tanti compagni che ci sono e che sono stati vicini a Mimmo sempre, la mattina e la sera, la notte e il giorno, e che saranno sempre vicini a Mimmo e all'idea che c'è dietro questa esperienza. Riace non è solo un problema, non è stata solo una esperienza mirabile di accoglienza. Io lo ripeto, Mimmo per noi è un compagno perché ha rappresentato un altro modo di fare politica. Lui ha saputo ripubblicizzare i beni comuni, l'acqua pubblica, lui ha tentato di farla fin quando era al comune. Mimmo in questa comunità ha rappresentato la sua amministrazione un ostacolo alla criminalità organizzata che prima splatoneggiava. Ha rappresentato un'altra idea di fare politica con la gestione dei rifiuti, ha rappresentato un altro modo di fare politica quando si è occupato degli ultimi di questa comunità, non solo di quelli che venivano da fuori, ma di quelli che venivano qua, sapendo che non si può fare la differenza tra i penultimi e gli ultimi o le lotte, ma che devono stare insieme gli ultimi e i penultimi di Riace e che venivano da fuori e che sono diventati nuovi cittadini di Riace. Allora il messaggio che vorrei mandare questa sera forte e il messaggio che vorrei chiedere a chi è impegnato, ai partiti che stanno nelle istituzioni, è che se si vuole evitare di innaffiare quel terreno che è stato il brodo di cultura in cui poi è cresciuta l'idea della destra e dei fascisti, bisogna innanzitutto avere una parola d'ordine: pace. Pace, pace, bisogna dire stop alle armi, non bisogna inviare armi nelle zone di guerra,
bisogna spendere i soldi per i servizi sociali, bisogna fare come ha fatto Mimmo Lucano, l'istituzione al servizio degli ultimi e degli oppressi. Grazie Mimmo. Grazie a te Francesco. Volevo chiedere se è rimasto fra di noi Maurizio Acerbo, poi è andato via. Maurizio, mi sono dimenticato di postare il saluto che voleva dare a Mimmo e l'abbraccio sia a lui che Giuliano Granato, in particolare Maurizio non è potuto, Giuliano Granato che di Potere al Popolo, Maurizio non è potuto essere qua perché purtroppo è deceduto un compagno a Pescara molto legato a lui e oggi si tenevano in funerale. Bene, diciamo che la festa delle parole finisce qui questa sera, ma continua ancora la festa della musica se vi spostate tutti nell'anfiteatro. Una sola parola. Una proposta velocissima, un progetto di legge di carattere popolare, la Costituzione ce lo consente, il modello lucano come legge, proponiamolo dal basso, se lì non sono capaci di apprezzarlo. Bene, altra proposta, mi pare che possiamo fermarci qui. Grazie a tutti per averci seguito, alla prossima. Ciao, buonasera a tutti. Scusate, chi ha lavorato con, a pranzo, per favore, chi era con me, volevamo preparare quell'appello, per favore si fermi che ci ragioniamo insieme, grazie.